Ciao a tutti, questi sono due pacchettini che sono finalmente arrivati da AliExpress, si è finalmente sbloccato tutto e se li trovate aperti è perché giustamente io, a parte la curiosità, ho voluto controllare che tutto fosse a posto e che soprattutto ci fosse al loro interno quello che io aspettavo più di altro. Devo dire che in un pacchetto c'è quello che io desideravo tantissimo arrivasse presto, presto si fa per dire, ma comunque finalmente è qui, altri ancora devono arrivare, però mi posso ritenere soddisfatta. Quindi adesso apro con voi tutto quello che c'è dentro ed ho piacere di condividere tutto questo appunto insieme a voi. Partiamo da questo pacchetto piccolino cicciottoso e all'interno troviamo delle cosucce carine che adesso vi faccio vedere uno per uno. Sono delle spillette che adesso si stanno riutilizzando tantissimo per decorare i cappelli, i giubbotti, le agende, per decorare le scarpe, per decorare gli zaini, le borse, insomma, per decorare un po' tutto, perché come dico sempre io, purché si abbia un po' di fantasia, tutto può essere utilizzato e riutilizzato. E poi la cosa che mi piace tantissimo è che le idee da creativo a creativo cambiano e sono sempre varie. Per cui diamo spazio alla creatività. Questa è una cosa che io vi dirò sempre. Vi mostro adesso una per una queste spillette. Passiamo con questa piccola Alice. Sono così e devo dire che queste spillette le ho prese a un prezzo piccolissimo, credo intorno ai 35 centesimi, 45 centesimi cada uno. Solo un paio sono venute un po' di più, ma stiamo parlando di qualche centesimo. Poi questa, il sushi, questa tazzina, sempre tema Alice, questo bicchierone Starbucks, poi questi tre che fanno parte del cartone Card Capture Sakura, c'è Kero-chan che è troppo carino. Questa, il bianconiglio non poteva mancare, questo carinissimo fenicottero, e anche qui andiamo sul Japan. Poi questo, ovviamente lo stregatto, ho preso Alice, ho preso la tazza, ho preso il bianconiglio, non prendevo lo stregatto, non si poteva lasciare lì. Peccato la messa a fuoco che ogni tanto mi fa penare, come si suol dire, però vabbè. Andiamo a questa distanza, ci siamo? Poi ho preso l'unicorno, come faccio a farveli vedere bene da vicino, vediamo, sì, messa a fuoco, vediamo, ok, l'unicorno, poi ho preso quest'altro, che è sempre questo unicorno, che però mi ha fatto impazzire questo piccolo charm che è stato messo qui. Guardate quanto è carino. Io spero che si riesca a vedere bene perché qui, ecco, guardate che carino. È così.
E poi sempre così, se metto qui, ho preso questo cactus. Guardate che carino questo. Allora, questo vasetto, c'è questo vasetto con il suo innaffiatoio. Ed è troppo, troppo carino. Immaginatelo su un collo di un giubbotto, di una camicia. Oppure anche come orecchino, perché si può togliere questo e si può inserire all'orecchio, quindi già per me potrebbe essere anche un orecchino. Cioè, non trovate che sia carinissimo e originale? Ripeto, poi ognuno con la fantasia può farne ciò che desidera. Addirittura, se si usano delle camicie, possono essere utilizzati anche come gemelli. Ma può essere, tutto può essere utilizzato, tutto ha tanti utilizzi. Poi, questi li sposto e apro questo. E vi mostro questo, dove all'interno li ho già aperti per una questione di praticità, perché aprirli mentre si fa il video è un caos, perché attaccano, appiccicano. Questo è il difetto del silicone. Ed eccoli qui i miei stampi. Finalmente sono arrivati i miei adorati stampi. Ho preso questo ed è, devo dire, lucido. Ho preso questo che è un fermacapelli, e poi io saprò cosa realizzarci, perché magari una volta realizzato questo fermacapelli, che poi è un fermacapelli ma poi può essere utilizzato anche come segnapagina, segnalibro, può essere utilizzato e non lo so, gli utilizzi possono essere svariati, ecco, magari mi date voi un suggerimento, però lo realizzerò in resina e poi ci creerò qualcosa in fimo in modo tale da poter creare qualcosa di particolare. E poi è arrivato anche questo, il pettine che desideravo tanto. E poi questi qui, utili per realizzare dei ciondoli. Insomma, questo è il mio bottino di AliExpress. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci rivediamo al prossimo.